Questo è un appello che noi rivolgiamo al Procuratore Generale, perché siamo due famiglie che in effetti non abbiamo avuto nella nostra vita mai nulla. Con i nostri sforzi e sacrifici siamo riusciti a farci questa casa, che crediamo che sia un diritto di tutti i cittadini avere una casa. E ci siamo prestati a essere cittadini modelli, mettendoci a disposizione qualunque cosa per poter avere questa casa. Abbiamo pagato i condoni, ci siamo messi in regola su tutto, abbiamo pagato sempre tutto, tutte le sanzioni, abbiamo pagato tutto in effetti. E adesso ci ritroviamo due famiglie che, come dire, con tanti sacrifici, in un batter d'occhio vediamo che tutti i nostri sacrifici vengono ridotti in polvere. E noi crediamo che questo nei nostri confronti non sia giusto, perché noi abbiamo dimostrato di essere dei cittadini modelli, non abbiamo mai avuto a che fare con la legge, non abbiamo fatto mai niente che abbiamo potuto intaccare qualcuno. Perciò chiediamo al Procuratore Generale di cortesemente di esaminare bene questo caso prima che si arrivi a una soluzione, diciamo, catastrofica nei nostri confronti. Essere ridotti a pagare un bigione quando noi automaticamente non abbiamo più la forza e i fondi per affrontare altre spese. Tutto quello che avevamo l'abbiamo, diciamo, distanziato in queste quattro mura. Poi tutte le altre spese che verranno in seguito, se verrà questa cosa che ce l'abbattono, non sappiamo dove prendere questi soldi per poter affrontare queste spese. Perciò vi chiedo per favore, per cortesia, umanamente parlando, di esaminare bene questa casa. La ringraziamo, sperando in un esito positivo e che prenda a cuore questa situazione.